Impresa sfiorata per la Vigortrani al San Pio di Bari. I ragazzi di Mister Sisto fermano la capolista Manfredonia sul 2-2 con i foggiani che trovano il pareggio solo nel recupero finale, mantenendo dunque la propria imbattibilità stagionale. Per i tranesi un pareggio comunque prezioso, ma che rammarico, la Vigor resta imbattuta dopo la ripartenza del campionato di eccellenza. L'inizio dei tranesi è quello giusto, al 26esimo è già vantaggio, cross di Loseto e rete di Mazzilli, abile ad anticipare Leuci. Vigortrani 1, Manfredonia 0. Festeggiano i padroni di casa, ma i sipontini provano subito a reagire. 35esimo, incursione in aria e conclusione di Prota, palla che termina di poco al lato con Colagrande che accompagna l'uscita. Al 37esimo la Vigor trova il raddoppio, conclusione di Liegi ribattuta, sulla sfera arriva Scardicchio che insacca la rete del 2-0. Leuci immobile, 1-2 implacabile al San Pio di Bari e Vigortrani che prova a domare la capolista del girone A di eccellenza. Al 41esimo è De Nittis a cercare la rete che potrebbe accorciare le distanze, ma Colagrande è attento e anticipa le intenzioni dell'attaccante sipontino bloccando la sfera. All'intervallo i tranesi sono avanti 2-0, partita che potrebbe sembrare in discesa per la Vigor. Al 58esimo Negro prova la gran botta al volo dalla tre quarti, ma Leuci non si fa sorprendere, il Manfredonia non si scompone. Al 60esimo accorcia le distanze da corner, la rete porta la firma di Salerno, più lesto di tutti in aria. Gli ospiti quindi sfruttano l'inerzia del match a proprio favore e due minuti dopo, al 62esimo, De Nittis non approfitta di una buona palla, conclusione troppo alta. I sipontini ora sono arrembanti. Morra al 67esimo sfiora il pareggio grazie ad un Colagrande miracoloso. Al 71esimo si fa rivedere De Nittis che prova l'acrobazia troppo ambiziosa e azione che sfuma. La Vigortrani cerca di resistere ai tentativi del Manfredonia, ma in pieno recupero deve arrendersi. Minuto 92, calcio d'angolo, Colagrande esce a vuoto e colpo di testa vincente di Salerno che trova la rete insperata del 2-2. Doppietta per il numero 19 sipontino, subentrato dalla panchina e assoluto protagonista con due gol che riagguantano il Trani. Triplice fischio e 2-2 il finale dal San Pio di Bari. Nel prossimo turno la Vigortrani sarà di scena a Canosa nel derby della BAT contro il Barletta, scontro diretto per la classifica. Il Manfredonia ospiterà il fanalino di coda Real City.